Macchina che ha perfettamente radunato i concorrenti per delare l'Olimpionico che di fatto parte in seconda fila. Alla chiusura sono sempre, come spesso accade, in tanti a lottare per il comando. Si è ritratto, è stato preso un po' sullo scatto Naxos di galoppo, invece Ofrak Winfrey che perde la partenza. Rimonta bene tutti all'interno Nando Pisacane con Orion NP, tiene di fuori Oimari, si arriva alla prima curva con Oimari che non ha spazio per accodarsi, lancio in 14 scarsi, poi Nesta di 20 che Roberto Andraghetti ha portato subito nella scia del leader, tanto che Oimari rimane di fuori, va a accodarsi però soltanto in quarta posizione, preceduto anche da O'Neill Griff che Federico Esposito ha fatto filtrare bene in terza posizione, 28-4 di lancio, si passa davanti alle tribune con i cavalli in fila indiana, Orion che rallenta e Naxos che viene. Corsa che non ha ancora vissuto una fase statica perché Naxos B si propone a fianco del leader e in 43 scarsi lo scavalca. Rimane di fuori O'Neill Griff, seguito da Oreas. In corda nelle posizioni di centrogruppo anche appunto Imari che aveva provato il lancio, va di fuori anche Olimpionico che però rimane quasi alla retroguardia per il gioco dei cambi fra il comando delle posizioni di rincalzo. Naxos prova a graduare, 31-4 la frazione, Mauro che ovviamente va a cercare il raddoppio in giornata, lo seguono in corda Orion e Nestor dei Venti che non ha molto spazio, viene Olimpionico dal fondo della comitiva, chilometro attorno all'1.15, gruppo ancora una volta serratissimo, molti a giocare la vittoria, Naxos in vantaggio, di fuori O'Neill Griff che tiene costantemente in terza ruota, intanto ha sbagliato nel retrovia Ofra Finfrey, siamo all'ultima curva, il quarto in netta accelerazione, 30 spaccati, Naxos a lottare con O'Neill, ancora all'interno Orion affiancato al largo da Oreas che però ha dato la punta ed è richiesto da Enrico Bellei, poi ancora Olimpionico che è scattato ma è stato respinto nel tratto ultimo, sono sempre a lottare, Naxos richiesto e si aggiunge alla lotta al largo di tutti, Orion NP che va a lottare con O'Neill Griff, Orion che probabilmente pizzica di una narice O'Neill Griff, comunque arrivo, scusate, da perdere la voce, 29 scarsi a chiudere, un ultimo giro in 58 scarsi per una media che dovrebbe aggirarsi attorno all'1.13 frazioni, siamo sempre a cronometraggio ufficioso, non ci permettiamo di interloquire con quello di centrocampo, andiamo a riapprezzare la bellezza di questo arrivo, davvero pari i tempi di trotto, sembravano i cavalli che sincronizzavano prima nello spettacolo di Laura Magic Horse Show e sono finiti perfettamente apparigliati a battere il battistrada iniziale Naxos V, davvero materiale per il giudice d'arrivo andare a stabilire chi ha vinto tra Orion NP che ha completamente coperto O'Neill Griff e poi c'è la terza moneta di Naxos V.